E ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Shoutcraft 1 Living Nightmares. Dovrebbe essere l'episodio numero 9 se non mi sbaglio. Chiaramente c'è sempre lato Jump a rompere i coglioni. Nello scorso episodio abbiamo fatto il dungeon del vetro grigio che abbiamo portato a termine. Infatti il vetro grigio è esattamente nell'ender chest. E off camera mi sono anche tra virgolette risistemato l'inventario e ho applicato un po' di enchantment a tutte le cose che vedete qui, anche a quelle che ho addosso. Infatti probabilmente sarò leggermente più OP dello scorso episodio perché ho applicato degli incantesimi. In questo episodio facciamo il dungeon della lana Light Grey, che è esattamente questo qui, che si chiama Castello Dimenticato, Forgotten Castle, quindi va bene. Direi che siamo pronti e possiamo andare. Partiamo in questo che sembra essere una, tra virgolette, un sottopassaggio. Questo credo serva per ritornare, penso di sì. È un lungo sottopassaggio, sembra tipo quello di un treno, però non credo sia questo il caso. Ok, ci so, c'è il castello. Vediamo se ci sono dei problemi oppure. Oddio, già vedo tanto. Oh mio Dio, quanta gente c'è già all'inizio. Non è possibile sta roba. Forgotten che? Non so che cosa sia queste persone. Non so cosa siano queste persone. Forgotten Knight. Ok, è questo qui. È forte? Fortino. È abbastanza fortino. Vabbè, comunque noi ci proviamo, ragazzi. C'ho uno spawner, quindi ottimo. Cazzo succede? Chestplate di diamante, però è abbastanza, tra virgolette, non dico inutile perché potrebbe essere utile. Il problema è che o non ho diamanti per ripararla e quindi incantesimi, oppure blocchiamo un attimo qui per favore, perché ho bisogno di stare un attimo calmo, tra virgolette. Quindi qui c'è una stanza e poi si va di sotto The Dungeon, che vuol dire? Ok, sono delle streghe, sì. Sì, assolutamente sì. Maledetta bastarda, meno male mi ha tirato solo slowness. Ok, ci sono risistemati. Qua niente. Queste chest qui assolutamente nulla. Questo potrebbe essere un codice per sbloccare qualcosa. Non ne ho idea, ragazzi. Però qui non c'è niente. C'è qualche spada incantata? No, mi sembra di no. Sembra che siano tutte a posto. Questa chest invece è piena? È piena. C'è dell'armatura di riserva, pantaloni sicuramente li prendo perché non ce ne ho. Questi blocchi, i blocchi possono essere utili? Boh, in realtà è legno in più, però ce ne ho 50, cioè non so se mi conviene veramente. Potrei voler prendere una chest plate. Stivali non credo di prenderli, l'elmo non credo di prenderlo. Credo di andare avanti. Vediamo che cosa c'è qua sopra. Ok, soldato dimenticato. Maledetto schifoso bastardo. No, anche te. Ok, qua sotto lo spawner, perfetto. Va bene. Frecce incredibilmente utili.
Ok. Strength, weakness. Weakness potrebbe essere interessante. Le prendo queste frecce qui. Weakness potrebbe essere interessante perché indebolisco la gente. Tante frecce, altre weakness. Ok, ottimo. Comunque le frecce ne servono tante perché non ho infinite sull'arco. E questo potrebbe essere un piccolo problema. C'è qualcosa qui. Vedo questo spawner che distruggo assolutamente perché non voglio rotture di coglioni. Un dungeon abbastanza bello, dai, devo dire che ho visto di molto peggio. Visto di molto peggio, nel senso proprio nella mappa stessa. Quindi buono. Lì c'era quello, là invece c'era una chest che ho palesemente saltato. Però va bene. Allora, vediamo questa chest, c'è dell'oro. Ok, interessante. Interessante. Prendo solo quello perché è l'unica cosa preziosa effettivamente che c'è. Mi sa che i blaze sono sotto, però per il momento posso distruggere? No, aiuto. C'è anche un creeper? Sì. Porca troia se c'è un creeper. Porca vacca se c'è un creeper, ha ucciso la strega. Posso ucciderti? Grazie. Maledetto bastardo, schifoso, infame, rotto in culo. Guarda che figli di puttana. Mamma mia, non ci credo. Sono rimasto con mezzo cuore, ragazzi. Maledetto te, chi t'ha creato? Vaffanculo. Ok, l'arco è fortissimo in questo spot. Però quello che non mi torna è perché vengo da lassù. Attenzione, attenzione, c'è un blocco d'oro, interessante. Di sicuro lo prendo. Perché non subite il knockback di merda? Maledetti stronzi schifosi. Perché non subite il fottuto knockback? Come ogni cristiano normale. Ok, no. Ci deve essere qualcosa per forza. Non è possibile che sia. Madonna degli scheletri di merda. Ok, calmi. Qua dentro c'è un sacco di gente, ragazzi. Scusate, ma devo abbassare il volume perché non sento una sega. A quanto lo abbasso così? Ok. Già molto meglio. Molto molto meglio. Ok, sento l'eco delle streghe. Un po' mi mette ansia, un po' mi fa ridere. Qua sopra comunque non c'era niente. C'è la gente qua sopra. Maledetti! Perché esistete? Maledetti! Ho trovato lo spawner di merda. Oh, mamma mia. Chest con niente dentro, chest con niente dentro. Vabbè, tutta roba di, insignificante. Cioè, inutile al cazzo. Mi conviene scendere. Sì. Oppure neanche, perché mi sa che... No, l'ha schivata, non ci credo. Ok. Dai, come ha fatto? 22 secondi, seriamente? Ok, ok, ok. Forse non serviva neanche mangiare la mela d'oro, però l'ho mangiata lo stesso. Projectile protection, ok. Non so cosa sia questo rumore. Credo sia un cane incazzato. Però non so da dove possa provenire. Non mi lanciare niente. Va bene.
Ok, muoviamoci. Dov'è lo spawner di ste... Ok, buono, trovato. Punch 2 non mi serve a niente. Smite 5 alla faccia, questo può servire. Attenzione, sto trovando delle cose interessanti. Non mi dispiace una cosa, ma c'ho slowness abbastanza alta. Questa slowness qui, credo. Ok, ci ricongiungiamo con l'altra metà. Questa è una cosa non buonissima, ma accettabile. Ma ce l'avevo dietro al culo. Va bene. Rompi. Va bene. Ok, scappa, 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 scappa. Ma che cazzo di secondi di veleno c'ho? 20? Ma cosa? Ottimo. Illuminare, illuminare. Spawnato più nessuno? No, quindi posso guardare. Curse of Binding, bella merda. Tutti questi drop delle streghe non ci capisco più un cazzo. Il lancianti di table me l'ha fotto e c'è qualcosa sotto? C'è una torcia. Ok, 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 ok. Posso salire? Credo. Sì. Ma non c'è niente. Nemmeno lì? No. Ok, ok, ok. Se non c'è niente vuol dire che il piano, tra virgolette, terra, esclusa la parte centrale, è stata ripulita. Maledetto stronzo schifoso. Ok, illuminiamo per bene, ci potrebbero essere altri spawner, si può mai sapere. Che forse sono finiti gli spawner, però questa cosa, cosa serve? Per questo voglio finire ad esplorare la parte qui di sopra, per poi andare al The Dungeon di sotto lì. La parte qui di sopra a me mancava da esplorare, la parte appunto di sopra. Però a questo punto forse è meglio fare il The Dungeon, perché secondo me di qua sopra c'è l'intersezione nuova. Se c'è l'intersezione nuova, di qua c'è per forza il vetro. Quindi prima facciamo il vetro e poi troviamo l'intersezione. Quindi vediamo un po' che cosa c'è qua sotto. Ci sono armi e cose particolari qui. Ci sono frecce. Tutta roba che ho già visto. Tutta roba abbastanza inutile. No, là sotto non ci voglio ancora andare. Ma qua ci sono anche le scelle. La schivata, che bastardo. Ce la puoi fare, eh? Madonna, ragazzi, che nervoso! Tanto non puoi entrare perché è alto 3. Skeleton Skull, che bastardo. Guarda, guarda, non subisce il knockback il bastardo. Perfetto. Non c'è niente neanche qui, però va bene perché comunque... Me l'aspettavo, me l'aspettavo. Adesso lo spawner è qui, giusto? Sì. Ok, perfetto, ottimo. Creeper, vabbè, la cosa meno... Maledette stronze, voi e chi va creato. Siete stata l'unica causa della mia morte.
questo dungeon per ora, quindi vuol dire che mi sono comportato bene. È solo che con le streghe è molto più difficile. Rompe. Rompa. Va bene. Cosa facciamo? Dove andiamo? Io personalmente andrei di sopra. Mi ispira di più perché non c'è lava. O magari è il posto peggiore, però vabbè. Ok. Ah, buono. Va bene. Ci sono delle... Wow, quante chest. Dove non ci sarà niente in nessuna di queste, probabilmente. E c'è un creeper dietro di me. Non che la cosa mi dia fastidio, perché tanto non fa un cazzo. Creeper è la cosa di cui ho meno paura attualmente. E fu così che mi trovai un creeper supercaricato e mi uccise male. Potrebbe sempre succedere, quindi meglio dirlo. Meglio specificarla su questa cosa qua. Vedi, vedi, ho fatto bene andare di sopra perché spona la gente. Una tutta roba abbastanza inutile questa. Tutto ci sono insomma le cose, insomma gli arsenali. Perché c'è un blender? What? Non so che cosa voglia dire questa cosa. Non so perché ci sia un repeater. Voi non mi azzardate a tirarmi niente, maledette voi bastarde schifose. Da dove cazzo arrivano tutti sti zombie? Oh, minchia. Quanti cazzo siete? Ora blocco il passaggio. No, che non posso. Non posso assolutamente. Non posso, non posso, non posso. Dove sono le streghe? Le sento a sinistra, quindi vuol dire che sono per di là. Oppure potrebbero anche essere sotto. Nessuno gli vieta di essere sotto. Voglio tappare questa cosa qui momentaneamente. Posso? Per vedere che cosa c'è qui. Magari non c'è niente. Anzi, sicuramente non c'è niente, infatti. Da dove cazzo è arrivato? No, fermi. Non ho tappato bene. Ah, ok, ok. Ora non puoi arrivare. Dispiace, ma... Perché c'è una anvil? C'è una very damaged anvil? Non ho capito sta cosa. Va bene. Aiuto. Uccidi. Subisce anche danno da caduta, quindi la cosa è a mio favore. Ah, ma li droppano gli... questi cosi, le anvil. Ci sono streghe. No, maledetta cagna bastarda. Ok. Vediamo cosa c'è qua. Assolutamente un cazzo di niente. Però le ceste già si stanno leggermente arricchendo. Questa è una cosa. Maledetta puttana. Maledette schifose voi. Dov'è? Madonna, che cazzo. Non ci crede nessuno. Nessuno ci crede questa cosa. 22 secondi, guarda. Non ci credo. Vabbè, l'armatura sono messo ancora abbastanza bene. Tanto c'ho il ferro a casa, non mi preoccupo. Quindi l'armatura è l'ultima cosa di cui mi devo preoccupare. Però minchia. Comunque la mia spada è sharpness, medding, gun breaking, il mio piccone è questo, la mia ascia, vabbè, è uguale, la pala l'ho migliorata, questo ci ho messo un breaking, non so se c'era già in realtà, e poi ci ho messo un breaking a tutta l'armatura, compreso anche un altro pezzo, questo, il diamante, è molto buono. Ok, c'è una wet sponge. Wow. Potrebbe servirmi in qualche raro caso. Potrebbe servirmi. Degli stivali che posso potenzialmente anche unire.
ci sono delle cose. Cosa vedo lì? Ok. Direi che possiamo uccidere malissimo questi cosi. Tu stammi lontano dalla vita proprio. Qua non c'era. Qua c'è una ghigliottina, ma perché? Sweeping Edge non mi interessa. Che possiamo fare così. E uniamo questi. Possiamo anche fare così, eh? Ma sì, ma facciamo. Projectile Protection. Lo voglio mettere qua. Smite non lo posso mettere sulla spada, ma lo posso mettere su quest'altra, che non è male. E quindi... Ah, è Unbreaking 3, posso pure metterci. Ottimo, direi che mi sono liberato abbastanza l'inventario. Quindi ci sta. I Blaze sono lì. Voglio prima vedere che cosa c'è qua. Pozione dello Slow Falling, ma perché? Chest con TNT. Chest con Anvil piena. Full, diciamo. Cioè, non so come si dice. Anvil intera, tra virgolette. Weakness, invisibility, resistance, speed. Night vision non mi interessa. Oddio, anche la speed è un po' bruttina. Va bene. Qua sotto. Ok. Non so perché ci sia questa cosa. Ah, è una testa di scheletro. Pensavo fosse uno scheletro. Insomma. Perché c'è una strega qua? Da dove è spawnata? Ah, c'è lo spawner sotto. Ok. Il metto di diamante. Ah, qualcosa l'ho trovato allora, eh. Maledetti bastardi schifosi. Stronzi. Ok. Va bene. Ok, mi sa che di qua c'è il vetro. Barra intersezione. Ma non avrebbe senso. Quindi ci sarà per forza il vetro. Cioè non avrebbe senso altrimenti, sul serio. Qua sotto. Ok, non c'era assolutamente niente. Quindi illuminiamo il passaggio. E direi che possiamo andare avanti. E credo che ci sia il vetro, per forza. Ok. Chi è? Scheletro normale di merda. Russia. Ok. Wow. Maledetto stronzo. Ok, non so dove io stia andando, ragazzi, esattamente. Però è una caverna abbastanza spoglia e senza niente. Proprio senza niente. Non so perché ci sia questa cosa, però va bene, più o meno, spero. Oh mio Dio, Silverfish, ok, Russia. Spero non sia l'intersezione, perché sennò ho fatto un buco nell'acqua gigante. Ok, non credo sia l'intersezione questa. Blocca. Ok, andiamo avanti. Non so dove mi stia portando questa cosa. Siamo ancora abbastanza lontani dall'obiettivo, ovvero il vetro. Ok, ottimo. C'è uno scheletro. Ah, ok. Brutto questo pezzo in salita. Spero non mi mandino nelle ragnatele. Aia. E sali, pezzo di merda. Dai, guarda questi.
Guarda i ragni di merda. Non mi fanno andare avanti. Ok, no, va scavato un buco nella parete. Ok, calmi. Devo assolutamente recuperare vita. Non posso morire adesso. Non posso assolutamente morire adesso. Ma dove sono finito, ragazzi? Dove sono, stracazzo, sono finito? Ok, devo continuare per di qua. Quello sicuro. Credo sia l'intersezione. Spero di no, in realtà, però vedrai, è l'unica cosa possibile che sia. Apriamo un pelino di vita e buttiamoci. E ok, murato. Che cos'è questo? Cos'è? Ok, intersezione 4. L'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Preferivo trovare il vetro in questo episodio, però mi sa che lo troveremo nel prossimo. Il giardino dell'acqua, infatti. Intersezione 4 è il giardino dell'acqua. Possiamo riteletrasportarci e chiaramente spaccare il vetro, perché abbiamo trovato il giardino dell'acqua. E per questo, ragazzi, vi dico, per questo video, per questo episodio della Shaxcraft 1 Living Nightmares è tutto. È stato un episodio molto lungo questo, a differenza di quello precedente, probabilmente. Non mi ricordo quanto è stato quello precedente, ma sicuramente è stato più lungo. Purtroppo ci è andata così e ho dovuto fare un tunnel per un quarto di episodio, per cui buono. Non lo so, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, come lo vedete, e iscrivetevi, e ciao a tutti!